На первом государственном испытательном космодроме в Архангельской области завершена подготовка к проведению первого летного испытания ракетного комплекса «Сармат». Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие, будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз. И заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. There are no words in order to explain what I feel, not as president of the European Council, but as father, as human being. These are atrocities. These are war crimes. It must be punished. It will be punished. They must pay for what they have done there in many other cities and other locations in Ukraine. The next powerful sixth sanction package is approved. We call on the complete energy embargo, including import of oil and gas. Oil should be part of the sixth package. Without it, this package will be empty, will not powerful enough. Finally, all Russian banks have to be disconnected from SWIFT. Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Draghi per aver voluto fortemente questa missione, che è un obiettivo prioritario per l'Italia, in quanto richiede uno sforzo collettivo di tutto il nostro governo per ridurre la dipendenza energetica da un solo paese. Grazie ai solidi legami di amicizia tra l'Italia e molti paesi, insieme al Ministro Cingolani, insieme all'amministratore delegato Riscalzi, stiamo costruendo nuovi partenariati energetici con tanti paesi amici. E voglio anche dire che lavoriamo e puntiamo a mitigare gli effetti del rincaro dei costi dell'energia su famiglie e imprese italiane. Proprio per questo abbiamo anche definito uno specifico piano di sicurezza energetica. Quindi salutiamo con enorme soddisfazione la firma avvenuta oggi qui a Brazzaville, un'importante dichiarazione di intenti sulla cooperazione tra Italia e Congo nel settore dell'energia e del gas. Qui poi mi dovete consentire di fare la parte ancora una volta del Ministro della Salute, perché la pandemia non è conclusa. Noi siamo usciti dallo stato d'emergenza, siamo sicuramente in una fase molto diversa da quella del passato, ma come sapete voi meglio di ogni altro, e a me capita di parlare ogni tanto con qualcuno di voi e me lo segnalate spesso, il virus non è scomparso. Il numero dei contagi è ancora un numero significativo, ci sono persone che sono a casa, ahimè, perché in isolamento. Oggi abbiamo oltre 1 milione di persone nel nostro paese, 1.200.000 che hanno il Covid, alcuni molto meno di prima, grazie ai vaccini, finiscono ancora in ospedale, sono nelle nostre terapie intensive. Purtroppo persone perdono la vita. Oggi abbiamo Procida Capitale, dobbiamo prevedere centinaia di migliaia di nuovi arrivi, dobbiamo solo stare attenti per il Covid, perché ci sarà un rimescolamento sociale, arriverà gente da tutte le parti del mondo. Manteniamo la mascherina, al di là dei decreti, contro decreti, le decisioni nazionali, manteniamo la mascherina perché non ci possiamo rilassare.